Viole Santelli si è insediata alla cittadella regionale. Importante iniziativa Montepaone, un poliambulatorio dedicato agli indigenti e agli extracomunitari, sarà inaugurato sabato 22 febbraio. Scoperti 223 clienti a Pay TV pirata, rischiano la reclusione fino a 8 anni e una multa di 25.000 euro. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1 TV. Apriamo l'edizione odierna del nostro telegiornale con la sezione dedicata alla politica, perché si è insediata nella cittadella regionale di Catanzaro Viole Santelli, prima donna presidente della regione Calabria. Ad accogliere la presidente Santelli e in assenza del presidente uscente Mario Oliverio, all'estero per impegni presi in precedenza, c'era il vicepresidente Francesco Russo. Da parte mia è veramente un onore essere qua stamattina a rappresentare anche il presidente Oliverio, che purtroppo per pregressi impegni non è potuto essere qui. E quindi da parte del presidente Oliverio, gli auguri alla presidente Santelli per il lavoro che certamente farà, che potrà fare per i cittadini della Calabria, per tutta la regione, per tutte le fasce sociali dei diseredati, alle realtà produttive più importanti. Credo che sia un momento particolarmente importante l'inizio della nuova legislatura e quindi certamente oggi rappresenta un punto forte e quindi per me è veramente un onore essere qua, tra l'altro davanti adesso in questo momento in rappresentanza della stampa. Una giornata estremamente significativa e importante perché intanto sancisce la prima volta di una donna alla guida della Regione Calabria e non è un fatto formale ma diventa sostanziale per quello che è anche la percezione all'interno della cittadella regionale al momento dell'insediamento e in questi primi momenti di nuova legislatura. E si comincia da subito, ho estremamente apprezzato un passaggio che ha fatto il Presidente Santelli in conferenza stampa quando ha affermato che si parte dalle giuste e positive esperienze di ieri e di oggi per guardare subito al futuro
lavorando da subito per affrontare le tante, tantissime criticità che ci sono sul tavolo della politica, sul tavolo del Presidente Santelli, sul tavolo della Giunta e perché no anche sul tavolo del Consiglio regionale. Anche da questo punto di vista necessiterà un giusto equilibrio fra queste componenti per cercare da tutti i punti di vista, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista dell'esecutivo e quindi della gestione, di affrontare quelle che sono le tante criticità partendo dalla sanità, dal lavoro, dall'ambiente e quant'altro. Siamo pronti, si parte senza indugi, si parte da subito senza aspettare quella fase di conoscenza della macchina che ognuno di noi ormai ha realizzato nel suo recente passato. E si presenta subito con un colpo a sorpresa Iole Santelli, assessore all'ambiente della sua giunta, sarà il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, più noto come Capitano Ultimo, l'ufficiale che nel 1993 arrestò Totò Riina, capo indiscusso di Cosa Nostra dopo una latitanza protrattasi per oltre 20 anni. Ad annunciare la nomina di De Caprio è stata la Presidente Santelli nel corso di una conferenza stampa a Roma, cui ha partecipato lo stesso ufficiale dell'arma che ha lavorato per molti anni al NOE, cioè il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, acquisendo in tale ruolo una notevole competenza proprio sulle tematiche ambientali. Per la prima volta in Italia sono stati denunciati dei cittadini che hanno utilizzato abbonamenti non ufficiali alle pay TV per guardare in maniera illegale serie, film ed eventi sportivi. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi ne ha individuati 223. La legge sul diritto d'autore prevede la confisca degli strumenti utilizzati. Ai clienti, dunque, in caso di condanna, verranno confiscati il televisore, computer o smartphone. Rischiano inoltre la reclusione fino ad 8 anni e una multa di 25.000 euro. 4 pistole, esplosivo ad alto potenziale 30 e 37 grammi di marijuana già essiccata e confezionata sono stati sequestrati a Isola Capo Rizzuto dalla Guardia di Finanza di Crotone, che ha arrestato un 25enne detto Pizzichino e denunciato in stato di libertà un'altra persona. I militari, durante un posto di controllo sulla strada statale 106, hanno fermato un'auto alla cui guida c'era il giovane risultato privo di patente mai conseguita e già sanzionato per la stessa violazione in passato. All'interno della vettura è stato trovato dell'esplosivo altamente pericoloso. L'altra persona che era a bordo dell'auto è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello lungo 17 centimetri. È stesa la perquisizione nel domicilio del 25enne con l'ausilio di un'unità cinofila, sono state trovate le pistole e la sostanza stupefacente. Scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica per il quale è stato denunciato il padre del 25enne. Ancora cronaca, malgrado fosse detenuto ai domiciliari, aveva occupato abusivamente i bagni dell'ex liceo Gravina di Crotone per nascondervi armi e droga. Un uomo di 43 anni con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Crotone con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. All'interno di una stanza dell'ex plesso scolastico l'uomo aveva nascosto 200 grammi di cocaina, 2 kg di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi di droga, e 226 cartucce calibro 12. Il materiale che è stato sequestrato è stato individuato dai militari con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga del Comando Provinciale di Crotone della Guardia di Finanza, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. E ora voltiamo pagina. Importante iniziativa a Montepaone, un poliambulatorio dedicato agli indigenti e agli extracomunitari sarà inaugurato sabato 22 febbraio. Nel raffinato ed elegante salone dei convegni della BCC di Montepaone si parla di solidarietà sociale. Sembrerà strano che in una banca si faccia questo, ma è così. E noi siamo andati a disturbare proprio nel pieno di una riunione che sta preparando quello che sarà l'evento del 22 prossimo, sabato prossimo, a Montepaone. Ma ce lo facciamo raccontare dai protagonisti. Buonasera, dottore Peppe Messina, che è in rappresentanza dell'associazione Salus et Virtus. Solidarietà sociale, come e perché? Sì,
Dico velocissimamente che la nostra associazione è nata circa 3 anni fa e con l'intento di occuparsi dell'attività sanitaria, dell'assistenza sanitaria nei confronti delle categorie più disagiate. Abbiamo iniziato con l'odontoiatria sociale, l'odontoiatria in genere è la parte meno rappresentata negli ospedali rispetto ad altre specialità, quindi abbiamo cominciato con questo e l'abbiamo fatto con una convenzione con le ASP, a cominciare da quella di Catanzaro. Devo dire che allora c'è stata la grande disponibilità e la sensibilità dell'allora direttore Giuseppe Perri e del dottore dell'Isola, il quale ha concepito una convenzione che ci ha permesso di lavorare all'interno dell'ASP utilizzando, nei giorni in cui non viene utilizzato dai convenzionati che lavorano per l'ASP, utilizzarlo per far venire i nostri volontari e quindi curare quelle categorie disagiate che altrimenti non potrebbero avere questo tipo di servizio. La nostra, fin da subito comunque, abbiamo avuto l'idea di poter allargare il campo anche ad altre specialità, visto la grande necessità che esiste in Calabria, specie in questo momento in cui la nostra sanità è particolarmente sofferente. La mancanza di mezzi economici finora ce l'aveva impedito, poi dobbiamo ringraziare la grande sensibilità della Banca Popolare di Montepone che ci è venuta incontro offrendoci sia dei locali incomodato di uso gratuito e sia anche la messa a norma dei locali. Quindi siamo pronti con grande soddisfazione nostra, con grande soddisfazione della banca nelle figure essenzialmente del Presidente, l'Avvocato Gianni Caridi e del Direttore Generale, il Dottor Antonio Dodoro, che ci sono stati vicinissimi. Siamo arrivati finalmente a poter aprire questo poliambulatorio medico, cosa che avverrà il prossimo sabato 22 alle ore 10, dove offriremo un range importante di specialità, ovviamente rivolto a delle categorie disagiate, perché tutte le nostre prestazioni sono assolutamente gratuite. Noi ringraziamo il dottore Messina, e quando si parla del direttore per antonomasia si parla di Antonio Dodoro, una banca che mette i soldi per fare del bene. Siamo sicuri che siamo nella realtà? Sì, però mi deve permettere, alla fine poi mi spiegherà, come dire, soddisferà questa mia curiosità. Non ho capito perché ha fatto quell'introduzione, però sono onorato di questa cosa. Bene, sì, parliamo di una banca, è una banca di credito cooperativo però, quindi è normale che da una banca di credito cooperativo, ancorché difficile da credere, da una BCC ci si aspetta proprio questo, vicinanza al territorio, quindi non solo un'attività di banca tradizionale che pensa esclusivamente al conto economico, ma nello statuto delle banche di credito cooperativo c'è proprio l'aspetto mutualistico e c'è proprio l'aspetto della vicinanza al territorio, quindi ci viene facile. Mi sembra, non vorrei essere tacciato di presunzione, ma davvero ci viene facile stare vicino alla gente. Avete offerto locali e macchinari? No, abbiamo offerto locali, abbiamo offerto gli arredi, abbiamo anche rifatto, abbiamo messo a norma i locali. I macchinari no, ci sono state anche altre persone che sono state vicine a questa iniziativa con i macchinari, ma poi la parte dell'attrezzatura medica in quanto tale è stata poi portata a compimento dall'associazione Salus et Virtus. Lo scopriremo sabato mattina, non mancherà occasione. Però quando ci sono delle grandi idee e ci sono le potenzialità serve anche una forza organizzativa. L'amico, mi permetto di dire, Corrado Tino, è quello che poi organizza tutto, perché c'è un grande lavoro proprio pratico per infermieri, medici e via dicendo. Difatti io curo prevalentemente l'organizzazione sia del personale medico che del personale infermieristico, che è un numero abbastanza congruo. Volevo organizzare sulla scorta della disponibilità dei locali che l'ASP ci dà, ma oltre a questo, che naturalmente tutto gratuitamente, oltre a questo io provvedo anche all'approvvigionamento di tutto quello che è il materiale sanitario per i bisogni della struttura. Inoltre mantengo anche i rapporti con i servizi sociali dell'ASP, perché gli accessi da noi sono regolati dall'ASP, cioè i vari centri, CAS, SPRAR, si rivolgono all'ASP, ai servizi sociali dell'ASP, prevalentemente al servizio immigrati, e loro, in collaborazione con noi, questa forma di sinergie che si stanno, e loro
organizziamo gli accessi. Quindi chi in pratica potrà accedere a questi servizi medici? Al momento per l'ambulatorio di odontoiatria solamente gli extracomunitari. Col nuovo ambulatorio potranno accedere anche tutti gli italiani, sia per odontoiatria, che speriamo di spostarci quanto prima, sia per questo poliambulatorio, polispecialistico. E siccome poi bisogna anche dire che le cose già esistono e avere delle testimonianze, Angelina De Francesco è rappresentante dello SPRAR di Santa Caterina, che è già in contatto con la Salus et Virtus e che sta vivendo praticamente questa esperienza. Sì, assolutamente, è da un paio d'anni che lavoriamo insieme, si è creata una buonissima rete, un ponte tra questi professionisti e noi del centro, e abbiamo portato insieme degli obiettivi molto importanti grazie a, mi piace dire, animo nobile di tutti i professionisti che fanno parte di questa associazione. È molto importante questa nuova iniziativa perché in maniera, come dire, tutto gratuitamente, al di là degli interventi eseguiti, per quanto mi riguarda è rivendicare la dignità umana per tutti, diciamo, i soggetti interessati. Ma possiamo dire quindi accogliamoli a casa loro, accogliamoli a casa nostra, ma soprattutto accogliamoli bene e trattiamoli come esseri umani. Esattamente, prima di tutto l'aspetto umano. E loro sono, questo staff, sono l'esempio di, non lo so, è una cosa molto bella, sono delle persone molto nobili d'animo. Per fare un volontariato così concreto è serio. Grazie alla testimonianza. Poi io mi sono sempre chiesto se un dottore bravo, quando va in pensione, è sempre più bravo o rimane bravo o non è più bravo. Dottore Pietro Damiani, uno dei volontari, comunque l'importante è che il medico sia bravo. No, è il discorso che, essendo pensionato, ho più tempo. Ecco. Allora, il pensiero di fare un ambulatorio solidale è da anni che lo sto maturando. Non ho inventato nulla, perché io in pratica ho visto in altre realtà, dal Lazio in su, ambulatori che già esistono, con delle collaborazioni stupende tra personale medico e paramedico, che si dedicano al di fuori della loro attività a fare dell'attività gratuita e soprattutto un'attività che sia per i comunitari che nei comunitari. Chiaramente ci sono dei requisiti, cioè deve essere gente che ha bisogno e che non riesce a rientrare in quelli che sono i canoni classici. Il discorso qual è stato? È stato che io avevo in mente questa cosa, poi mi sono incontrato col dottore Messina, il quale aveva già l'esperienza degli ambulatori solidari odontoiatrici, e quindi è stato per me un toccasano, perché mi ha aiutato in tutto e per tutto. E poi la banca, la PCC, col presidente il dottore Cariti e con il direttore, il grande direttore, ci conosciamo da anni e anni, Antonio Dotto. Allora avevo ragione. Aveva ragione perfettamente, il quale non ha pensato soltanto al profitto, ma mi ha spiegato: noi siamo una banca per il territorio e del territorio, quindi siamo felicissimi di sponsorizzare un'idea del genere. Io mi auguro, insieme al comune di Montepone, che anche in questo caso bisogna fare i complimenti al sindaco, a Mario Migliarese, ma veniva a mente, a Mario Migliarese, il quale è stato disponibilissimo, insieme alla dottoressa Paone, che ha fatto da tramite, quindi ci danno la possibilità di accedere ai loro servizi, quindi saranno loro insieme con l'ASP a indirizzare i vari pazienti, e quindi insieme a loro si è creata una rete che è importante, perché altrimenti da solo non saremmo riusciti. Il 22 finalmente riusciamo ad inaugurare, il 24 speriamo di partire. Per me è un sogno, ci tenevo tanto, si sta realizzando, quindi ne sono felicissimo. Grazie a tutti, grazie anche a voi dalla stampa che ci state sopportando e ci supportando. E del resto anche Cenerentola lo diceva: i sogni sono desideri riposti in fondo al cuore, nei sogni quello che speri si avvera a sensazione. Però io mi permetterei, anche perché c'è un grande rapporto d'amicizia, di chiedere il messaggio Save the Date, 22 febbraio ore 10, al nostro pubblico. Lo facciamo dare al dottore Messina, al dottore Peppe Messina. Grazie, sì, certamente sì, questo incontro il 22, che sarà un motivo per poter sentire le varie voci. Abbiamo invitato pure i sindaci del comprensorio, perché dovremo agire d'accordo anche con i vari assessorati sociali che ci sono in giro.
e certamente questa è una delle tappe. Speriamo di poter con queste cose aprire anche tutti quegli altri animi che vorrebbero fare volontariato. Per farlo non è necessario assolutamente andare in Africa, possiamo farlo anche qua, è importante farlo anche qua. E visto che già stiamo, si era parlato prima dell'odontoiatria, volevo dire una cosa: non siamo solo a Soverato, siamo presenti anche a Cosenza e a Mantea, quindi già abbiamo una certa rete che funziona molto bene in tutti gli altri posti, e speriamo che possiamo incontrare nel nostro cammino delle altre istituzioni o delle altre persone, così come la Banca Popolare e i signori di cui abbiamo parlato prima, che possono darci la possibilità di aprire delle altre realtà e quindi far sì che possiamo essere sempre più vicini ai bisogni sanitari, che sono quelli primari più importanti di cui purtroppo la gente a volte è costretta a privarsi per ragioni economiche. E il cantautore Dani Esposito ha presentato il suo nuovo progetto discografico. Non c'è più niente tra di noi, non c'è più storia adesso. C'è la vita che vorrei, non ci sei tu nei sogni miei, nei sogni miei. Non c'è più niente adesso, sai, non ci si vede quasi mai. Non c'è passione, non c'è lei, che non sono i miei giorni suoi, nei sogni suoi. Ed eccoci qua, buonasera amici di Soverato 1, stasera siamo qui per presentarvi una grande novità e abbiamo a tal proposito qui con noi Dani. Buonasera Dani. Ciao, grazie per l'invito, buonasera a tutti voi e a tutti i telespettatori. Bene, allora siamo qui per parlare di un nuovo progetto discografico in uscita, questo è il suo album, ve lo presento vivo così. Allora Dani, cosa ci puoi dire di questo progetto, del tuo background artistico? Allora, io intanto sono un cantautore, mi presento per chi non mi conosce, scrivo canzoni, questo è il mio quarto disco autoprodotto, dal titolo Vivo Così, perché è una parte di me, quindi ho pensato di intitolarlo Vivo Così, insomma con la passione. Sono dei brani scritti da me, un brano dedicato al mio nipotino che è nato, Nicolò, che lo saluto. Poi si cerca sempre di emozionare, comunque c'è un singolo che si chiama Un giorno speciale, anche riarrangiato dal 99 ad oggi, e quindi possiamo dire che speriamo di emozionare, quella è la prima cosa per noi cantautori. Poi tante canzoni con un sound diverso. Bene, benissimo. Se ci vuoi parlare magari anche dell'omaggio che hai fatto al nostro territorio, ricordiamo tu sei nato, cresciuto qui, quindi anche diciamo dei testi che parlano anche della nostra Calabria e della tua diciamo appartenenza alla nostra bellissima terra, cosa ci puoi dire? Sì, allora io ho fatto un singolo che si chiama Ischia al primo posto, io sono di Ischia Marina, un paesino vicino Soverato proprio, ed è fatto visualizzato anche da Otello Profazio e Umberto Napolitano, che sono cantanti, cantastorico, te lo provassi, lo conosciamo, Umberto Napolitano, grande cantante dagli anni 60 agli anni 80, ora è tornato dopo tanti anni, quindi collaborare con loro è importante. Ischia per me è al primo posto, quindi ho pensato facciamo un brano dedicato non solo nell'amore, nelle storie un po' così, di amori finiti un po', insomma parlano delle mie esperienze di vita quotidiana in questo disco, però un brano dedicato al mio paese, proprio fatto con Otello Profazio. E do il sito, insomma, per chi lo vuole ascoltare, YouTube, collegatevi su Dani o Daniele Esposito, o Facebook, troverete tutti i contatti, ascolterete anche Ischia al primo posto. Parliamo invece piuttosto della tua carriera, c'è qualche passaggio importante che ci vuoi, diciamo, raccontare? Sì, ho aperto dei concerti a dei big, dei cantanti famosi, e anche collaborato, come vi parlavo prima, oltre a Otello Profazio, Umberto Napolitano, anche a Gatto Panceri, che è stato qui a San Sostene, a Equipe 84, band storica ovviamente, Tiziana Rivale che ha vinto Sanremo, la figlia di Little Tony, quindi la saluto, Cristiana, quindi family, Little Tony Family, ecco, eravamo proprio a Davoli,
in una frazione qui in Calabria, e abbiamo, per me aprire concerti in questi grandi personaggi è importante, quindi sono contento di averli aperti. C'erano anche i Nutros, insomma tanti altri, però sai, alcuni per maltempo, altre cose, sono saltati. Però speriamo ancora di avere altri inviti per questi big, sono onorato di aprire i concerti con le mie canzoni. Bene, vogliamo aggiungere qualcosa in definitiva per dare un'idea giusto di quello che troveranno i nostri amici telespettatori nel tuo disco? Perfetto, allora troverete intanto Canzoni d'amore, c'è anche una cover di Neck che è il mio cantante preferito, ho messo, forse è l'unico in quattro dischi, ho messo questa cover, tutti i brani fatti da me, e poi c'è un brano molto importante che si chiama Un giorno speciale, che sta andando molto bene, quindi su Spotify, posso dare anche il sito magari per chi vuole il mio disco, è www.accisimeri.altervista.org. Saluto Paolo Alfieri per la parte multimediale del disco, quindi andate a sentire le canzoni anche lì. Bene, il nostro invito sicuramente è di andare ad ascoltare quindi il nostro Vivo Così di Dani, lo potete trovare appunto su tutte le piattaforme, e buon ascolto a voi. Ciao, grazie. Tu sei stata dentro me, inafferrabile, io sono stato qui così. Aspettarti. E con questo servizio si conclude l'edizione odierna del telegiornale. Noi vi ringraziamo per la cortese attenzione. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della rete.